Benvenuti alla terza edizione del telegiornale cittadino. In primo piano questo mese l'incontro intervista al segretario regionale del nascente Partito Democratico Roberto Montanari da parte del giornalista Sergio Zavoli. Di seguito il pensiero dei nostri concittadini. Il servizio è di Giacomo Bolognesi. Le primarie, svoltesi il 14 ottobre, hanno permesso la fondazione del Partito Democratico, che nasce dall'incontro dei due principali partiti del centro-sinistra, i Democratici di Sinistra e la Margherita. Montanari illustra al pubblico le caratteristiche del nuovo partito. Che cosa sono per me gli elementi del passato che hanno valore nel futuro? Sono i valori. La libertà, la solidarietà, la giustizia, l'equità. Sono valori che uniscono più esperienze del secolo precedente, più culture. Socialisti, comunisti, cattolici, liberali, repubblicani, ma anche culture di più recente formazione, l'ambientalismo, che non ha conosciuto quelle divisioni. Del Partito Democratico, non lo so, li metto assieme a tutti gli altri, tanto ormai non c'è nessuna classe politica che rispecchi ciò che vuole veramente la gente. Francamente me ne infischio. È un partito nascente, quindi staremo a vedere. Non fa parte della mia vita, non fa parte della vita reale, non ne penso nulla. Non lo conosciamo. In tutta onestà ne so poco. Direi che è un ottimo esperimento, speriamo che possa avere successo, noi ci crediamo. Io ovviamente sono favorevole, ne faccio anche parte, quindi posso solamente dire che per me è una cosa molto positiva. La sicurezza è uno dei nuovi temi del nostro telegiornale. Il comandante del Corpo della Polizia Municipale, Carlo Cerlini, ci parla delle iniziative in corso. Questo mese è stato un mese molto importante perché abbiamo presentato in Regione un progetto che noi abbiamo definito pacchetto sicurezza, che è una serie di iniziative sul tema della sicurezza per quanto riguarda le amministrazioni comunali e che si concretizzerà in una manifestazione, in un convegno che si terrà a Porto Maggiore il 16 novembre sul tema di sicurezza, legalità e tolleranza. Questo progetto è un progetto presentato per il cofinanziamento in Regione e che ci permetterà di adottare delle strumentazioni, una per tutte, lo strumento del fotosegnalamento, che è uno strumento per il controllo degli irregolari, delle persone irregolari sul territorio. All'interno di questo progetto esiste un'altra azione che è già stata per la verità cofinanziata alla Regione, l'affiancamento di personale extracomunitario al Corpo di Polizia. Il nostro parroco Don Tullo ci racconta la drammatica storia di una famiglia rumena a cui ha offerto assistenza e un tetto sotto cui vivere. Il servizio è di Giacomo Bolognesi. Da una settimana varie persone venivano a dire che appunto c'era questo caso, c'era una capanna dove vivevano delle persone. Finché è stato caldo anche non ho avuto fretta di affrontare il caso, ma rompendosi la stagione siamo andati a vedere, ho visto questa capanna che era sotto il ponte e qui è entrato un sacerdote il quale ha appena fatto prete e era stato mandato a fare un'esperienza in Romania. A quanto parrebbe sarebbero nonni con un nipote. Lui ha 18-19 anni, invece i nonni vanno dai 60-70 anni, quindi con questo prete col pulmino abbiamo cercato, lui è andato a prenderli e mentre io così ho approntato una stanza in un appartamento che abbiamo da ristrutturare. Il centro culturale ospita una nuova mostra d'arte. Vediamo il servizio a cura di Giacomo Bolognesi. Sabato 20 ottobre è stata inaugurata la mostra Espressioni artistiche dell'Ars Venandi, organizzata dal Comune di Argenta e dalla sezione ferrarese della Federazione Italiana Caccia. Tra gli artisti che espongono vi sono opere di Mario Capusto, Sergio Martini e molti altri. La mostra si è conclusa il 18 novembre. Il centro culturale è stato luogo di un importante appuntamento per il nostro comune. Si è svolto infatti il 030 Corto Film Festival, una manifestazione sul cortometraggio che ha visto la partecipazione di numerosi registi. Anche quest'anno abbiamo avuto una numerosa partecipazione con quasi 100 corti in concorso e oggi è la serata conclusiva dove premieremo i cortometraggi vincitori. Nella prima parte invece della giornata facciamo un premio del pubblico, che sono una proiezione di 6-7 corti dove il pubblico presente potrà votare e decidere il vincitore.
cortometraggio realizzato in 48 ore, realizzato nel senso pensato, girato, montato, post prodotto. Noi siamo contenti di aver organizzato una rassegna di cortometraggi perché riteniamo tra l'altro che il cinema sia una delle forme d'arte di espressione più attuali del nostro secolo. Le innovazioni tecnologiche influenzano il lavoro e la nostra vita. Il rischio di dimenticare l'importanza del lavoro manuale e dell'artigianato è molto alto. Per questo abbiamo intervistato Marcella Ghini, che si occupa dell'ecorestauro di mobili, il servizio di Sara Barattoni. Diciamo che a livello di passione, di hobby, è una cosa che è nata molti anni fa, curiosando nei mercatini. Sto preparando dello stucco a cera. Lo stucco a cera che io utilizzo nel mio laboratorio è prodotto, diciamo così, fabbricato esclusivamente da me. È sufficiente applicarlo con una spatolina, che può essere di metallo o anche di plastica, di un tessuto possibilmente di cotone. In genere, quando si deve stuccare, è preferibile che lo stucco sia leggermente più scuro del colore del mobile, perché se è più chiaro in genere risulta più visibile all'occhio. Ecco gli aggiornamenti mensili dello Sport Argentano, i servizi di Giacomo Bolognesi e Sara Barattoni. Abbiamo iniziato l'attività all'inizio di settembre e i campionati che sono cominciati sono quelli dell'Under 17. Quello che riguarda altri campionati, sono iniziati l'Under 15. Sono forti, generosi e con grande pazienza, costante. Bene, sì, si impegnano molto, certe cose riescono di più, certe cose riescono meno, ma stanno qui per imparare, quindi va bene così. Ci siamo allenati molto bene e abbiamo ottenuto dei buoni risultati, infatti abbiamo vinto 3 partite su 3. La ricostruzione di quello che era un settore giovanile ad Argenta sta lentamente, si sta riformando. E il lavoro che stiamo facendo sul territorio sta cominciando a dare dei risultati, quindi siamo soddisfatti. Faccio un piccolo bilancio dopo 2 mesi di attività. Il settore giovanile è composto da 9 squadre, andiamo dalla juniores fino ai piccoli amici, con 2 squadre di allievi e 2 squadre di giovanissimi che fanno campionati regionali. I campionati sono già tutti iniziati, è un po' prematuro fare dei bilanci, però l'attività giovanile è prettamente ludica e promozionale. La squadra è stata formata quest'anno, rifondata completamente, abbiamo puntato su molti giovani nel nostro settore giovanile, con l'aiuto del professor Capisani credo che stiamo facendo un ottimo lavoro. Il campionato è già iniziato da un mese e mezzo, diciamo che l'inizio è stato molto promettente, molto incoraggiante. Adesso proprio l'ultimissima fase c'è stato un momento un po' meno positivo. Bene, non mi rimane che salutarvi affettuosamente e darvi appuntamento alla prossima edizione.